Ehi, occhio, eh! Non ti preoccupare, ho trovato un modo che è perfetto per evitare i piccoli incidenti in parcheggio. Sì, vabbè, ma non vorrei mica andare in giro con dei parabordi attaccati alla macchina. Piuttosto prenditi una C4 Cactus, qui ci hanno già pensato. Vedi Marco, la soluzione c'è, si chiama Air Bump, la nuova dotazione di serie della C4 Cactus che in modo abbastanza originale, diciamolo, ha introdotto questo nuovo sistema di evitamento strusciamenti in parcheggio, diciamo così, ideale per chi si muove in città, insomma in spazi angusti. E direi che alla funzionalità aggiunge anche la ricercatezza stilistica, perché comunque la caratterizza in modo unico, direi. E poi la combinazione tra colore di carrozzeria e i tre colori disponibili per l'Air Bump permettono di avere una tavolozza di colori di scelta molto molto ampia e caratterizzante, quindi molto personalizzabile. Ma sì, devo dire che alla fine tutta l'estetica, lo stile di questa vettura è sì originale, è sì particolare, ma è anche estremamente, estremamente funzionale. Ma l'estetica esterna è solo un aspetto di questa nuova C4 Cactus, vedrai che anche all'interno riserva parecchie sorprese. Andiamo a scoprirlo allora. Hai visto che salotto? Sembra veramente di sedersi su una poltrona. Sì Marco, come puoi constatare personalmente, già dalla posizione di guida, questi sedili molto confortevoli, molto ampi, no? Con lo schienale che non viene mai in verticale, ti mettono nella condizione di sentirti rilassato al volante, tanto ormai correre non si può correre, è inutile stressarsi alla guida, allora tanto vale godersela e questo forse è il modo migliore per andare in giro in macchina. Direi che c'è anche un richiamo proprio alla storia di Citroën, perché gli appassionati del marchio ricorderanno la DS, che era famosa per le sue poltrone, per la sua comodità, per la sua morbidità nell'incedere, direi, sulla strada. E qua ritroviamo quel feeling all'interno di questo salotto, perché lo chiamerei proprio salotto. Mi ricorda i tempi in cui mio nonno aveva la DS. Ovviamente tutto questo è traslato nel XXI secolo, per cui supportato dalle più moderne tecnologie di bordo, a cominciare dal touchscreen, che di fatto è il centro di comando di tutta la vettura, che sembra un iPad appiccicato sulla plancia, ma anche per una serie di dettagli molto ingegnosi, direi. Sì, assolutamente. Beh, partiamo dalla sicurezza, visto la vocazione anche da auto da famiglia, adatta anche per trasportare i bambini. Ecco, parlando di airbag, c'è un'idea unica e inedita. L'airbag del passeggero infatti è collocato nel padiglione superiore della vettura per la prima volta, e questo permette di liberare molto spazio a livello di portaoggetti, quindi sempre versatilità, forma, perché vedi questa ricercatezza, fibbiette che richiamano un po' lo stile delle valigie da viaggio eleganti, diciamo, proprio francese, e sostanza, perché c'è tanta praticità, tanta abitabilità, tanti vani portaoggetti, insomma una macchina che abbina forma e sostanza. Assolutamente sì, anzi ti dirò, anche dal punto di vista tecnico di motore, devo dire che anche grazie al fatto che la vettura di base pesa poco più di 1000 kg, quindi molto poco, e rispetto per dire a una C4 che in termini dimensionali è assimilabile a questa Cactus, permette di avere degli spunti, delle velocità, dei consumi molto ridotti, anche con motorizzazioni di relativamente piccola cilindrata. E soprattutto quella che stai guidando, no? che rappresenta un po' il top di gamma, il 1600 WHDI da 100 cavalli, già in regola con le normative Euro 6, capace di spuntare consumi nell'ordine di poco più di 4 litri per 100 km, quindi un risultato eccezionale e a quanto mi dici te anche divertente da guidare. Assolutamente sì, e poi se pensi a emissioni di CO2 di 87 grammi per chilometro, veramente da city car, da auto ibrida quasi. Veramente sì. Chiaramente la scelta del diesel e di questa motorizzazione 1600 ha un senso per chi comunque fa un certo numero di chilometri all'anno,
ma per chi eventualmente la usasse prevalentemente in città, immagino una mamma con i bambini da portare a scuola eccetera, comunque non fa tanti chilometri, le soluzioni sono diverse, a cominciare dal nuovo tre cilindri benzina 1200 che è disponibile in vari livelli di potenza, tra l'altro arriverà anche a 110 cavalli entro la fine dell'anno, che effettivamente è un gran piacere da guidare. Con consumi ridotti. E parlando di motorizzazione d'attacco, un cenno anche ai prezzi, che sono estremamente aggressivi, competitivi. Si parla di un prezzo d'attacco intorno ai 13.000 euro, quindi assolutamente accessibile, anche in questo caso quasi da city car. Gli interni di questa vettura sembrano studiati da un esperto di interior design, direi, dalle tonalità cromatiche, gli abbinamenti, appunto come dicevamo, la forma dei sedili, insomma veramente sembra di essere in un loft. È proprio vero, e tra l'altro anche la scelta della sagoma dei sedili, se ci fai caso, hanno una forma proprio quasi a panchetta, un po' come le Cadillac anni 70, l'americana, dove si stava addirittura in tre davanti. Qua ovviamente non è possibile, però sulle versioni col cambio automatico, abbattendo il bracciolo, si ha proprio la sensazione che sia un'unica seduta che collega i due posti anteriori. Quindi tutto l'insegna della grande originalità, una macchina davvero che si distingue, si fa guardare. Si fa guardare e non tanto perché è curiosa, ma perché è ingegnosa. Una macchina intelligente. Originale, ingegnosa, l'abbiamo detto, ma anche l'occhio vuole la sua parte. E comunque C4 Cactus ci mette del suo. È oggettivamente molto carina, basta vedere come attira la gente. Parlando di tiro e design, anch'io nel mio piccolo ho pensato di arredare un po' il divanetto posteriore, un po' come a casa, diciamo. Tra l'altro tinta perfetta. Allora Alfonso, direi che la mia idea del parabordo è superata, non serve più, ci hanno già pensato quelli di Citroën. Direi proprio di sì.